Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, nuovo test con il Power X, eh, il drone uovo. Il video scorso è stato solo un video prova, nel senso giusto per prendere confidenza, per capire come vola il drone, per rodare un po' quello che era il drone, perché era proprio il primo suo volo. Quindi eh, giusto un giro, eh, una panoramica dell'app, eh, tutto quello che serviva appunto per prendere confidenza e per rodare un po' anche quello che è la meccanica di questo drone. Eh, oggi invece eh, gli facciamo fare qualcosina di più e vediamo come lo fa. Quindi proveremo l'Active Track, proveremo magari qualche funzione Quick Shot, eh, proveremo magari il Point of Interest, quindi queste funzioni che sono quelle che si utilizzano tanto eh, quando si ha un drone appunto di questo livello, che fa. queste funzioni che si utilizzano tanto quando si ha un drone per fare riprese cinematografiche. Quindi adesso ragazzi preparo tutto e proviamo queste funzioni del Power X. Ok ragazzi, allora apriamo l'applicazione Power Vision 2, il drone è connesso, ok tutto a posto, abbiamo 7 satelliti, potremmo aspettare un attimo che se ne connetta qualcuno in più, quindi eh, possiamo decollare, allora facciamo un decollo automatico, perfetto il drone è decollato, eh, mettiamo anche a registrare il video, ok allora ci spostiamo un po' bisogna andare a un'altezza almeno di 4 metri per le funzioni automatiche perfetto allora andiamo a trovare l'active track vedete che abbiamo tre possibilità ma la cosa bella di questo drone è che eh, queste tre possibilità le possiamo andare anche a modificare proprio eh, mentre le stiamo utilizzando quindi non bisogna uscire e cambiare infatti adesso eh, se metto la prima diciamo funzione cioè quella in cui segue il soggetto Ok, vedete che eh, c'è il pallino a sinistra, eh, o meglio, il quadratino con una specie di mirino evidenziato di blu, perché è la prima funzione. La seconda è la funzione che vi dicevo che vi segue di profilo, e quella con l'occhio nel quadratino, è quella che sta fermo sul posto tipo cavalletto e ci segue. Vedete che ha rilevato già il soggetto, eh, cioè che sarei io. Poi, ovviamente, c'è il pallino che eh, ci ha rilevato. Basta andare a disegnare un rettangolo sopra il soggetto, e lui ci ha agganciato. A questo punto basta cliccare play sul tastino verde e il drone dovrebbe seguirci. E direi che lo sta facendo. E lo sta facendo anche bene, secondo me. Proviamo a virare. Sì, direi che lo sta facendo davvero bene. Adesso però proviamo a andargli incontro. Quindi vediamo cosa fa. Vediamo se va indietro. Sì, vedete che va indietro, ce l'ho sopra ma va indietro. Ok? Guardate. Comunque lo sta facendo bene. Ce l'ho sopra ma va indietro. Quindi mi tiene agganciato sempre. Adesso proviamo a ritornare in avanti e vedete che continua a seguirmi. Adesso vedete, senza che io esca dall'applicazione né niente, se clicco sul... Eh, tasto profilo cioè o meglio quello con l'omino con la corsa e la freccia lui ci segue di profilo vedete che il drone ci segue guardate la telecamera che si è girata vedete che la telecamera si è girata anche verso l'esterno perché questo drone ha la telecamera che ruota anche verso destra e sinistra non è solo su e giù infatti non so se la vedete dall'inquadratura dell'action dell cam che inquadra il drone però guardate la, la camera Vedete perché questo drone, avendo la funzione eh, da videocamera da terra, quando la mettiamo su un cavalletto e facciamo agganciare un soggetto, ovviamente lui non può ruotare perché è fissato a un cavalletto ed è una telecamera fissa. Quindi, per seguire il soggetto a destra e a sinistra, usa il gimbal che ruota sia a destra che a sinistra e lo sfrutta anche nel drone mentre vola. Quindi, avete visto che mantiene il soggetto mentre mi sposto. Adesso provo a salire anche su per la riva. Ok, vedete? Torno di qua e mi segue, torna giù. Poi, l'altra funzione ovviamente è quella con l'occhio nel quadratino, che è quella in cui il drone ruota su se stesso, nel senso che non ci segue, ma ruota su se stesso e segue il soggetto che se ne va in giro stando fermo sul posto. Quindi eh, anche questa cosa, secondo me, la sta facendo davvero bene. Guardate? Sì, questa, diciamo, questa funzione eh, dell'Active Track la fa bene. Non ha mai perso il soggetto, avete visto? Poi mi piace questa cosa. A parte che sono entrato in una zona di fango gigantesca, che sono sprofondato, va bene? Allora, direi che possiamo tornare indietro. Adesso rimetto la modalità classica di Active Track, cioè quella in cui segue il soggetto e lui mi segue e torniamo da dove siamo decollati e sta arrivando avete visto? e basta cliccare sopra al quadratino cambia la funzione dell'active track cioè è veramente comodo e in più lo sta facendo davvero davvero bene adesso io proverei la funzione eh, una delle funzioni quick shot quindi interrompiamo l'active track allora usciamo qua un attimo entriamo ancora nel menu delle funzioni automatiche e Andiamo a provare una delle funzioni quick shot più eh, diciamo utilizzate. Droni, cioè il drone si allontana eh, salendo in altezza, in diagonale, si allontana. Eh, Circle, che è quella che volevo provare, cioè lui in automatico gira attorno a un soggetto che noi andiamo a evidenziare. Poi abbiamo Helix eh, che crea una funzione elicoidale, poi abbiamo rocket che sale in maniera eh, verticale. In maniera brusca, verticale, chiamiamola così, dal soggetto, e poi abbiamo ellipse che crea un'ellisse eh, intorno al soggetto. La funzione Circa, che poi è quella che ha anche il Mavic Mini, per intenderci, però il Mavic Mini ha solo quella, non ha anche il punto di interesse, il point of interest, quello che invece qua c'è, nel senso questo, per intenderci. Vedete, questo è il punto di interesse. Quindi andando a selezionare un punto diamo un, un raggio eh, e lui crea questo circolo anche su cose grandi, si dà un raggio grande, anche per le quadrature panoramiche, eh, mentre l'altra funzione come quella del Mavic Mini, qua che vi dicevo prima nel Quick Shot, quindi aspettate che ecco, ok. Eh, circle cosa fa? Eh, ah, ok, scusate, eh, per fare questa funzione a differenza del punto di interesse, eh, cioè del point of interest in cui possiamo continuare a filmare, qua dobbiamo andare a interrompere la registrazione, perché poi la creerà lui in automatico eh, il tempo di registrazione necessario per farlo, come poi fa anche il Mavic Mini. Allora, creiamo il punto e eh, eh, ciao, sbagliato. Quindi, entriamo nel quickshot circle, ok. Andiamo a selezionare il soggetto, vedete che il mirino, eh, il mirino mi mira sempre, quindi è una cosa molto eh, precisa. Nel senso, appunto, che questo essendo anche una videocamera da terra, eh, eh, deve avere appunto questo mirino che tiene sempre eh, il soggetto eh, mirato. Come parlo bene oggi. Allora, vedete che il riquadrino mi ha evidenziato. A questo punto basta cliccare play e lui creerà un cerchio intorno a noi. Parte un countdown. E vedete che inizia anche la registrazione in automatico, quindi vedete che il drone gira intorno a me, ha la, la stessa funzione che ha il Mavic Mini, quindi eh, decide lui che raggio dare al, al suo cerchio, non glielo diamo noi, e poi deve avere un soggetto che deve essere evidenziato. Eh. Vedete che ha, ha finito, ha fatto la sua registrazione in automatico. Adesso invece volevo uscire da questa funzione. E invece volevo creare il punto di interesse per farvi vedere la differenza. Allora, innanzitutto, devo interrompere qua se no non me lo fa fare, ok. Adesso creiamo il punto di interesse, a questo punto però saliamo e facciamo una cosa un po' più eh, per far capire che cos'è che si intende. Allora, creiamo sempre un punto di interesse intorno a me, quindi Vengo avanti finché non mi vedo, ho la telecamera abbassata tutta. Ok, vedete che sono lì. Quindi, una volta che sono nel centro del mio display, sono più o meno in centro, vado a cliccare punto di interesse. A questo punto vado a creare un raggio, quindi mi sposto e vado a creare un raggio, una volta che ho creato un raggio ovviamente posso andare a alzare la telecamera perché abbassando la telecamera si dà proprio il punto da cui si vuole far partire eh, il centro del nostro cerchio quindi a questo punto basterà andare a cliccare il tasto play faccio partire anche la registrazione perché qua non parte in automatico qua un'altra cosa possiamo andare a regolare la velocità vedete che adesso è 2 metri al secondo quindi un po' lentina se state guardando il drone gira molto lentamente eh, a me così lento non piace, quindi vado a mettere un 4 di velocità speed, e vedete che la velocità è aumentata ed è aumentata pure di tanto. Ma si può aumentare ancora, però eh, troppo veloce, poi magari. A meno che si fa un raggio così grande, allora eh, ovviamente si fa più veloce. Quindi vedete come lui gira. Ok, ormai ha quasi finito il giro, anche qua, qua lui non si ferma. Eh. Qua lui continua, nel senso se non lo interrompiamo non è come il circle che si interrompe da solo. Qua lui continua a girare, bisogna interrompere quel tastino pausa. A questo punto abbiamo interrotto il cerchio. Eh, proviamo qualche altra funzione, già che ci siamo. Allora torniamo indietro. Proviamo la funzione rocket magari. Vediamo, ok, proviamo. Vediamo qua, perfetto. Allora, siamo ad un'altezza di 5-6 metri. Quindi va benissimo. Eh, interrompiamo questo. Usciamo. bisogno ah, bisogna interrompere anche la registrazione, se no le funzioni non ce le fa fare quelle di quickshot. Eh, allora, proviamo la funzione rocket che sa fa salire il drone in maniera verticale. Quindi andiamo a inquadrare il soggetto, che sarei io. Perfetto, soggetto inquadrato e play. 3, 2, 1. Ok, vedete che il drone eh, con la telecamera tiene inquadrato il soggetto ma sale in maniera verticale anche molto velocemente. Vediamo a che altezza si ferma. Si ferma a circa 50 metri e in automatico interrompe la registrazione. E poi vedete che il drone sta discendendo da solo da dove è partito. Quindi anche questa funzione direi che l'ha fatta veramente bene. Adesso l'ho interrotto io, per, eh, stava tornando da solo ma l'ho interrotto, così preparo già l'altra funzione. Adesso mi vado sempre ad inquadrare. Allora, proviamo un altro quick shot, proviamo droni, cioè quella che il drone si allontana andando eh, dietro di sé eh, e salendo. Quindi, Andiamo sempre, ah qua possiamo impostare la distanza di 15 metri, vedete 15 metri è la distanza eh, che possiamo eh, far allontanare il drone o altrimenti vedete c'è una barra graduata, possiamo arrivare fino a 40 metri. Ma facciamo 15 giusto per provare, allora agganciato il soggetto si clicca play, 3, 2, 1, vai! E direi che anche questa lo sta facendo bene. Perfetto, adesso vediamo se torna indietro. Ok, vedete che adesso il drone, eh, a differenza del Mavic Mini che ripercorre la, la stessa strada che ha fatto nell'allontanarsi, questo invece eh, ritorna eh, dall'altezza dove è, non riscende, non, non riscende gradualmente, ma torna al punto da dove è partito e poi scende. Allora, un'altra funzione che possiamo provare, vediamo un po'. Comunque questo drone ragazzi mi sta piacendo davvero tanto è particolare eh, le cose le fa bene almeno tutte quelle che ho provato fino adesso le fa bene poi è da vedere come farà eh, le altre cose che non abbiamo ancora provato ma queste avete visto che le sta facendo bene eh, e in più mi rimane da provare. Di provarlo sotto l'acqua che è la cosa che sono più curioso, che è poi la cosa che veramente mi piace di questo drone: la possibilità appunto di poterlo usare quando piove. Eh, ma purtroppo adesso danno sempre sole e te pareva se non avevo questo drone pioveva sempre. Allora, eh, come vi dicevo prima, lo proveremo presto dal punto di vista cinematografico, quindi con un bel cinematic video giusto per vedere come si comporta e poi lo proveremo anche a far atterrare nell'acqua perché non vi ricordo. Eh, perché, come vi ricordate, eh, questo drone può anche atterrare nell'acqua mettendogli i suoi galleggiadrone. Però, allora, abbiamo provato circa i droni eh, Rocket, eh, proviamo Helix. Quindi, andiamo a inquadrare il soggetto, cioè io. Vedete che il mirino c'è sempre, il mirino trova sempre da solo il soggetto. Eh? Vedete che senza che fai niente lui già, il mirino è sempre puntato sul soggetto. Quindi, vuol dire che funziona bene da quel punto di vista questa fotocamera. Allora... Eh direi che possiamo partire e vediamo cosa fa vedete che pian piano sale sempre di più una spirale eh. vedete che pian piano sale eh, girando e crea una spirale vediamo a che altezza arriva prima di fermarsi è già 27 metri dobbiamo solo vedere fino a che altezza arrivato. Vediamo che altezza è arrivato? Non ho visto, voi l'avete visto? Si è interrotto, ma non stavo guardando, quindi non lo so. Penso una trentina di metri, proprio che si è fermato poco dopo che l'avevo detto. E poi vedete che ritorna da dove è partito. Quindi, interrompiamo e direi che per oggi possiamo riatterrare eh, e tirare qualche conclusione su queste funzioni eh, che sono le funzioni che interessano a tanti che vogliono acquistare un drone perché tanti droni fanno queste funzioni, ma pochi droni eh, le stanno fare bene, quindi vieni qua dal papino ovetto, allora, direi che possiamo riatterrare. Ah, e ragazzi avete visto che in quello zainetto, che è lo zainetto che uso per quasi tutti i droni che ho, eh, perché è comodo, perché è monospalla, è piccolino. Eh, C'è stato praticamente tutto il drone. Avete l'ovetto? i bracci e anche la batteria di scorta e il controller quindi avete visto che comodità eh, anche se questo drone ha i bracci che bisogna attaccarglieli e staccarglieli, ma a livello di praticità e trasportabilità eh, comunque eh, non crea problemi e avete visto anche il montaggio ragazzi secondo me eh, niente da dire dal punto di vista della velocità comunque veramente un minuto eh. tirato fuori da quello zainetto lì che dove sia tutto comodo eh, in un minuto ho fatto quello che dovevo fare quindi Riatteriamo, ovviamente suonano i sensori, infatti non viene più avanti di così perché ci sono i sensori che suonano. Quindi direi che è meglio atterrare con il sedere verso di me. E atterraggio perfetto, eh, sta suonando un po' tutto qua. Ovviamente i sensori adesso leggono eh, il tappettino arancio e continuano a suonare. Quindi interrompiamo la registrazione di qua, andiamo a spegnere il drone. Ecco una cosa che non mi piace tantissimo, eh, o meglio, sono bellissimi questi led sopra che ci danno la carica della batteria. Ma con la luce non si vede praticamente niente, sembrano sempre spenti quindi anche quando lo andiamo a accendere non capiamo neanche che l'abbiamo acceso. Perché per accendere bisogna premere, rilasciare, rischiacciare, tenere premuto un po' che i LED eh, salgono e a quel punto il drone è acceso. Ma quel LED eh, lì sopra con la luce del sole si vedono veramente, veramente poco. Mentre questi qua dietro e quelli laterali eh, si vedono bene, ma quelli sopra eh, sono belli, sono fatti bene, sono fini perché sono sottili, quindi non è una roba, è eh, una patacca di LED. Eh... Brutta da vedere, però è anche poco visibile se c'è la luce del sole. Quindi aspettate che sposto la DJI Osmo Action dal cappello eh, al cavalletto e poi tiriamo le conclusioni su queste eh, funzioni automatiche di questo drone che tanto fa parlare di sé per la sua forma e per la sua componibilità. Ok ragazzi, eh, questo test delle funzioni automatiche del PowerX eh, è finito, cosa dire? Eh, tolto il discorso estetico che può piacere o non piacere, quello ormai eh, diciamo l'abbiamo capito che a tanti piace, a tanti no, però eh, a me piace perché comunque cioè, è particolare, cioè, si esce un po' dai soliti schemi, eh, quando ormai si sta facendo tutto uguale, un po' come i cellulari che sono tutti uguali, i droni sono tutti uguali, eh, questo... È un po' diverso, eh, però è un diverso che eh, gli permette anche di fare delle cose in più nel suo essere diverso, eh, quindi è un drone che avete visto alla telecamera che eh, quando ci fa l'active track ruota a destra e a sinistra, eh, perché comunque questa telecamera. Eh, come vi dicevo prima, o meglio, questo drone diventa anche una telecamera da tavolo. Poi lo proveremo: nel senso che è una telecamera da tenere in mano, è una telecamera da eh, mettere su un cavalletto. Quindi, eh, se noi la mettiamo su un cavalletto e vogliamo che segua il soggetto. Eh, lui riesce a seguirlo eh, non solo eh, stando all'interno dell'obiettivo quando l'obiettivo è fisso ma l'obiettivo ruota a destra e a sinistra o meglio il gimbal ruota a destra e a sinistra facendo ruotare l'obiettivo quindi eh, tiene il soggetto inquadrato anche se si sposta a destra e a sinistra anche se lui è fermo sul cavalletto e non è una cosa da poco eh, in certe situazioni in cui si vogliono fare delle riprese video eh, interessanti e eh, particolari avendo una telecamera sul cavalletto quindi questa sua particolarità eh, la mette in atto anche mentre fa l'Active Track, come avete visto adesso spero che dall'Action dall Camera si vedeva il gimbal che ruotava, non lo so, spero di sì. Quindi l'Active Track è fatto benissimo, avete visto le tre funzioni, in più si può passare da una all'altra senza uscire da quella che stiamo utilizzando, eh, avete visto come eh, lo fa bene, non mi ha mai perso, neanche quando gli andavo incontro, eh, anche quando era sopra di me, ma eh, comunque se ne andava indietro. Eh, quello laterale in cui ci seguiva lateralmente avete visto l'ha fatto benissimo è la stessa cosa girando su se stesso eh, le funzioni automatiche invece di, a livello di volo eh, anche quelle fatte bene eh, perché comunque il soggetto lo riesce a diciamo ad agganciare non lo molla più il pallino che subito ci diciamo ci va il primo pallino quello che lui eh, rileva in automatico un soggetto avete visto che eh, non sbaglia mai e in più una volta che lo agganciamo con il, il rettangolino eh, lui il soggetto non lo perde più quindi le funzioni le fa bene, sono semplici, cioè nell'app sono veramente semplici da utilizzare, andare a modificare le velocità, avete visto quando abbiamo fatto il point of interest che è comunque è una funzione eh, che tipo il Mavic Mini non ha il punto di interesse perché ha solo il circle, cioè quello che ha anche questo, cioè in cui si quadra un soggetto e registra un video in automatico eh, della durata del cerchio intorno ad un soggetto, mentre il punto di interesse è una cosa in più eh, che hanno tantissimi droni, non è che ce l'ha solo lui però tipo il Mavic Mini per adesso non ce l'ha, magari adesso quando arriverà l'ITKI, magari ce l'avrà anche il Mavic Mini. Eh, cosa dire ragazzi? Adesso non ci resta che provarlo in un bel cinematic video per vedere a che punto è, a che livello è la fotocamera eh, e poi aspettare i vari aggiornamenti, perché è già tipo ieri un altro aggiornamento firmware da 160 mega, quindi un aggiornamento sicuramente importante eh, e questi aggiornamenti ne stanno arrivando veramente tanti, da quando l'ho acquistato è già il terzo, perché comunque è un drone eh, che. Eh, si sta sviluppando, sta crescendo e sicuramente diventerà un super drone dal punto di vista delle caratteristiche. Eh, quindi adesso un bel cinematic video arriverà eh, prossimamente. Poi magari lo proveremo in un regge test, e poi magari proveremo anche il tuomo a vedere se è un drone preciso nel ritorno a casa o invece, magari è un po' impreciso. Quindi, ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale, eh, queste funzioni automatiche. Fatte in maniera perfetta dal Power X. Vi è piaciuto? Lasciate un grosso anche dirlo, madonna, faccio una fatica. Eh, Potevamo dargli un nome un po' più semplice. Comunque lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va. E ovviamente, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un buon recensione, un testo, un tutorial. Ciao!